L'approccio partenariale è da sempre una caratteristica chiave delle politiche comunitarie di natura strutturale. I nuovi regolamenti relativi alla programmazione 2014-2020 confermano tale scelta, approfondendola ulteriormente. Il primo livello di approccio interessa i rapporti fra la Commissione europea ed i singoli Stati membri. La programmazione 2014-2020 richiede ad ogni Stato l'elaborazione di un documento unico, chiamato Accordo di Partenariato, che indichi la strategia, le priorità e le modalità per garantire l'attuazione efficiente di tutti i fondi SIE che interessano il Paese. La bozza dell'accordo di partenariato va predisposta dai singoli Stati membri entro il 22 aprile 2014. L'accordo di partenariato è successivamente oggetto di valutazione e dialogo fra Stato e Commissione, fino alla sua approvazione. Il secondo livello di partnership interessa la costruzione e la gestione dei singoli programmi operativi. I regolamenti richiedono, in modo sostanzialmente analogo all'attuale programmazione, l'esercizio del partenariato fra Stato, regioni, autorità locali, parti economiche e sociali. Il coinvolgimento degli stakeholder è esplicitamente esteso anche agli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione. Tale allargamento è accompagnato dalla definizione da parte della Commissione di un codice europeo di condotta sul partenariato, rivolto a supportare gli Stati nell'identificazione dei partner pertinenti, nel funzionamento dei comitati di sorveglianza e nella prevenzione dei potenziali conflitti di interesse. I partenariati sono una condizione per rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate, sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. I partner esercitano dunque un ruolo attivo nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dell'accordo di partenariato e dei singoli programmi operativi. Un aspetto molto importante del partenariato risiede nel rapporto fra Stato e Regioni. Ad esempio, alcuni vincoli di concentrazione, destinazione ed uso delle risorse sono definiti con riferimento al Paese nel suo complesso. È il caso della quota minima di Fondo Sociale Europeo, 20%, da dedicare alle politiche di inclusione sociale e lotta alla povertà. Il rispetto di questa regola può essere ottenuto attraverso diversi schemi di integrazione fra programmi operativi nazionali e regionali. Non si tratta di una questione contabile, ma di definire attraverso la partnership a quale livello istituzionale è opportuno porre in capo una determinata politica. Un forte esercizio del partenariato nella programmazione a livello regionale consente infine di affrontare in modo più agevole la gestione del vincolo di concentrazione. Più si operano scelte nette, più si restringe l'ampiezza della ridistribuzione delle risorse, con il possibile insorgere di tensioni. La presa delle decisioni in una logica di partenariato rafforza la sostenibilità delle scelte di policy attraverso il coinvolgimento attivo delle parti in gioco.